Allora, fermi tutti ragazzi, abbiamo il scarcella. Chiunque di noi, tranne sottoscritto che è proprio ancora carta e penna, vuole stare su Instagram e avere molti followers, molte persone che lo seguono. Chi sono i re in Italia? Beh, Chiara Ferragni è sicuramente una star, milioni e milioni di followers che la seguono, Fedez altrettanto, ma poi arriviamo a centinaia di milioni di persone che seguono chi? Questa star, questa attrice, Kim Kardashian. Rimaniamo nel calcio, Cristiano Ronaldo, 280 milioni di persone che lo seguono su Instagram. Poi ci sono dei volti molto noti in Italia, Belen. Poi c'è Valentino Rossi, che oggi purtroppo è caduto nella 500. E c'è lui, guardate che fisico, Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi è un caso particolare, ha a che fare proprio con Mirko Scarcella. Era un imprenditore famoso, ma grazie a followers e grazie a un sistema che adesso, su quale poi indagheremo, è diventato una star di questo mondo. Insomma, il punto qual è? Ronaldo si vende da solo, è un numero uno, ma ci sono molte persone che magari non hanno neanche talento, che si vogliono affidare dai manager, ai cosiddetti guru di Instagram, per diventare famosi. E Mirko Scarcella è il più noto di tutti. Vi faccio vedere la faccia e lo collego subito dai Caraibi, beato lui. Buonasera Scarcella. Buonasera signor Giletti. Allora, buonasera signor Giletti. Noi siamo sotto la pioggia, lei è ai Caraibi. Sì, sono in Latino America perché mia moglie è latinoamericana, quindi siamo venuti un po' dalla sua famiglia. Allora, non mi dica nulla, io la faccio presentare non da sottoscritto, da alcuni famosi conduttori italiani che di lei dicevano questo. Guardi. Saluto Mirko Scarcella, guru dei social network. Leggiamo chi è Mirko Scarcella. Tu comunque hai fatto una piccola magia, soprattutto sì, con Gianluca Vacchi, ma anche con tanti altri. Mirko Scarcella è un super esperto di social, mago di Instagram. Si tratta di Mirko Scarcella, specialista in media sociale. Si chiama Mirko Scarcella, di mestiere gestisce profili Instagram delle star. C'è una bellissima frase di Confucio che dice: fai quello che ami e non lavorerai mai un giorno in vita tua. Instagram è stata una fortuna anche per me e può esserlo anche per te. Sono Mirko Scarcella, mi occupo di comunicazione e social network. Questa sera, caro Mirko Scarcella, lei ha i Caraibi davvero, no? Perché sa... Magari vorrei che si trovasse in un'altra parte, perché tu lo dico per sorridere, siccome dicono che lei dica una cosa poi ne faccia un'altra, è ai Caraibi. Sì, greve. Sì. Non ci vuole dire dove? Sì, a Porto Rico. Porto Rico. E magari vorrebbero essere lì vicino a lei, anziché stare con questo vecchietto come Giletti. Oara Borselli, buonasera, benvenuta. Grazie. E Nunzia De Girolamo, buonasera, eccola qua. Che preferisce stare con Giletti. Vabbè, e perché Scarcella. Questo l'ho pagata io coi followers, caro Scarcella. Allora, Mirko, mi dica una cosa. Lo pigliano per il culo già. Perché ha deciso di parlare con noi questa sera? È la prima volta che affronta un interrogatorio mio personale, che sarà anche un confronto acceso magari. Ma perché? Non ne poteva più? Sono state le minacce che ha ricevuto, gli insulti? Che cosa fa? Perché ha deciso? Guardi, fondamentalmente quello che mi è capitato e ci è capitato dal 16 giugno, cioè da quando è uscito quel servizio delle Iene, è una serie di eventi a catena. Ho intrapreso azioni legali nei confronti di tutte queste persone che hanno detto bugie, mi hanno diffamato, eccetera, eccetera, e cercavo un programma e un giornalista che era in cerca da sempre, da quello che io so, che ho visto, della verità. E quindi mi sono voluto affidare a questo programma e quindi a lei. Ma scusi Scarcella, ma lei è stato prima da noi e dal Cerbero, mi scusi Scarcella, adesso sta facendo il... Vedremo che cosa succede, ma le chiedo una cosa. Lei ha creato Gianluca Vacchi? Guardi, io purtroppo sono ancora nel dover fare il diplomatico su questa, allora su la questa fermo. Vicenda. La fermo, faccio vedere a tutti chi è Gianluca Vacchi. Appartiene a una famiglia di industriali importanti dell'Emilia-Romagna, noto in Italia, ma certamente a un certo punto la sua carriera diventa altro. Diventa un boom, un fenomeno, esplode, milioni di followers e dietro all'inizio c'era lei. Come però c'era? Questo non si è mai capito. Guardiamo Gianluca Vacchi, il re dei balletti all'inizio.
Ha visto che bei balletti, Oara? Stupendi. Eh? No, stupendi. No, sì, questi balletti che voglio dire hanno un successo strepitoso, tra l'altro. Milioni di persone li hanno seguiti. Però lui dice, io non... Allora lei ha detto che io sono uno che cerca la verità. Non sempre riesco a trovarla. Voglio capire però, adesso non si può trincerare dietro queste idee, queste cose che abbiamo visto, l'entrata in piscina di Vacchi con la bicicletta, i balletti, toccare i fondoschieri, queste fangie. Chi c'era? C'era lei? Adesso non so gli anni in cui sono stati fatti. C'era lei? C'era un rapporto? Guardi Giletti, io ci ho lavorato per 3 anni e mezzo, 4, da quando lui aveva, se non sbaglio, 3.000 follower a quando lui ne aveva, se non sbaglio, 11 milioni. Questo è stato il momento in cui io ho lavorato con lui e il mio lavoro è il social media manager, è quello che faccio. Quindi lei dice, ho trasformato un uomo conosciuto in Italia, nel settore, eccetera, in una star mondiale, perché 11 milioni, da 3.000 a 11 milioni, questo ci dice lei. Guardi, io ho sempre, non mi sono mai vantato dei clienti che avevo e delle cose realizzate con i miei clienti. Sono stato, questo è uno dei motivi per cui mi è stato fatto un attacco del genere, perché sapevano benissimo che, a parte lo scherzo delle Iene che mi era stato questa è una sua opinione venduto come uno scherzo, io sono stato allo scherzo e insieme ad altre cose che magari nel corso della puntata vedremo insieme. Nunzia scuote la testa, sentiamo sì, Nunzia. Sì, ma scuoto la testa per due ragioni, perché io ho letto di Scarcella molto, ho seguito video fatti dalle Iene, quelle fatte da lui, di tutto di più. E ho letto anche un'intervista nella quale, a proposito di verità, Massimo lui diceva che sui social non si costruisce e racconta la verità, ma ciò che vorremmo essere. Quindi lui vende i sogni, non solide realtà. Pertanto i sogni diventano illusioni, vorrei dire a Scarcella. Illusioni che possono essere pericolose, perché addirittura lei ha detto «Beh, oggi la politica non è un riferimento, mi ergo a riferimento, il re delle bugie». A me pare che lei ci ha raccontato molte bugie, tant'è vero che oggi non ha coraggio di dirci, ma lei l'ha creato questo Vacchi che io non seguo, io invece, esempio, oppure no? Aspetta un altro no, Vacchi, no, signora, o no? Signora Nunzia, signora Di Girolamo, non è che innanzitutto creiamo un tono un po' più pacato in questa conversazione, perché a me non piace ho fare passione, Scarcella, non è questione di tono pacato, lo so, è solo, metto il cuore in tutto quello che faccio. Faccio solo questa premessa, se no non è proprio quello che cercavo di fare, perché io ho subito una grande ingiustizia e quindi non vorrei venire qua a fare una roba, perché non è quello che mi interessa. Se no procedo solamente per le vie legali come stavo facendo. Ecco, questo vorrei però che ci dica il rapporto con Vacchi, è importante. Cioè, io, qual era il suo ruolo? Era un portaborse, come qualcuno dice, per screditarla? O era uno che dava dei suggerimenti a Vacchi? Perché sa, c'è stato insieme 3 anni e mezzo, lo accompagnava da tutte le parti, le notti in discoteca, cioè c'era sempre lei, si vede nei video. Giletti, io sono una persona che rispetta la legge e ha firmato un foglio per cui io non posso parlare del rapporto con Vacchi. E se questo foglio Vacchi l'ha fatto firmare alla persona che l'ha creato o al suo portaborse, lo scopriremo prossimamente. Però è stato Vacchi chiaro. Mi ha fatto firmare questo foglio, il mio avvocato mi ha detto di rispettare questa cosa per ora. È stato quindi io rispetto per la ora. Legge. Per signora ora. Di Girolamo, non è che se rispetto la legge allora racconto bugie. No, no, ma io non penso che non riguarda Vacchi. Io ho letto le altre cose che lei ci ha raccontato. Adesso stiamo su Vacchi, stiamo su quale Vacchi. Andiamo e andremo. E su Vacchi oggi noi siamo curiosi di sapere, visto che lei ha raccontato di persone che seguiva, che non seguiva in realtà, e l'ho anche dichiarato,
Ci chiediamo se la storia con Bacchi fosse una storia professionale o semplicemente da portaborsa da amico. Cioè, lei oggi in una condizione che gli consiglierei di dire... Comunque in televisione stanno avvelenati. Posso dire, no, cioè, il mio rapporto era totalmente di lavoro e io mi occupavo di Instagram insieme alla mia struttura, ci occupavamo del suo Instagram per 4 anni, dei suoi social, dei contenuti, cioè questo era il nostro lavoro. Ecco, che quindi lei dice, io l'ho portato da 3.000... Io non solo, perché avrà questo la bravura. Non lo posso dire, ci sarà anche la bravura di Vacchi. Ci sarà anche la bravura di Vacchi che ha contribuito. È andato da 3. Comunque lei ha detto: prima aveva 3.000 follower, oggi, nel momento in cui l'ho lasciato, era intorno agli 11 milioni. Oggi credo ne abbia 17, quindi il sistema Vacchi continua ad andare. Però lui parla di lei. E questo è il punto. Le faccio ascoltare cosa ha detto a una radio italiana. Ah. Le Iene era stato duro, aveva detto, credo, la parola ciarlatano. Io non la voglio provocare. A Giletti, ma che sta a fare? Stai a copiare le trasmissioni? Io pure ho fatto sentire questa trasmissione della radio. È la stessa, vedrete. Giletti, sei arrivato dopo. Giletti, stai indietro, sei un boomer. Anziché fare il teatrino e le cose che, vabbè, le vedo spesso in altri canali, però, voglio dire, si denuncia la persona, io questo ho fatto. Ascolti cosa ha detto Radio Radio. Io non ho nessuna struttura, San Francesco, è vero. Radio Radio, è questa, questa. Ha lavorato per me per un periodo. E questa qui l'avevo fatta sentire in live. A una separazione, e poi per me lì il rapporto era chiuso. Quando una persona... per accreditarsi dice pubblicamente con testate che lo titolano che mi ha inventato, ovviamente dice una stupidaggine, no? Nessuno conosce il segreto o gli algoritmi di Instagram o degli altri social network per diventare personaggi. Si diventa i personaggi nella misura in cui si sa intrattenere. Quindi ha dichiarato. Cosa stai dicendo, Vacchi? Ah, comunque. Cosa stai dicendo? No, Vacchi dice: c'è stato un rapporto, ma io so intrattenere, non esiste un algoritmo. Ma ha detto una roba, una follia: non esiste l'algoritmo di Instagram, esiste come l'ho saputo utilizzare e l'ho usato, e lui sa bene in che modo per far sì che i suoi post avevano una visibilità, è ovvio che c'è un algoritmo. Non è segreto questo algoritmo? Non lo sa solo Instagram? No. Cioè, come si fa a conoscere? Non è che uno ha gli algoritmi di Instagram, se no saremmo tutti... Specifico questa cosa. Spieghiamolo non bene. Non è che io sono in possesso dell'algoritmo. Instagram ha un algoritmo e funziona in un certo modo, e di conseguenza, se si fa sì che quell'algoritmo venga sfruttato al meglio, il post può raggiungere la pagina popolari, può andare nei top post per hashtag, e in questo momento quel post viene visto da un audience molto 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 più ampia. Ma quando, scusi, ma lei addirittura con le Iene sostiene di aver una volta trattato l'ospitata di Vacchi, è vero o non è vero? No, non è che sostiene, io con il fondatore delle Iene, Davide Parenti, che non vedo l'ora di poter raccontare tutto per filo e per segno al giudice. Che ci sono diffide contro diffide, quindi andiamo piano, prego. Ci ho parlato varie volte al telefono, perché una persona che seguivo, che non posso fare nomi, doveva andare a condurre una trasmissione delle Iene, e questa persona che doveva andare a condurre la puntata delle Iene non è che si è sentita con questo Davide Parenti, si è sentita con me per tutte le volte in cui si parlava di questo progetto, poi le Iene hanno deciso di non farlo più. Ecco, però, ma lei, voglio dire, lei è sicuro che per esempio le email fossero indirizzate a lei e non a Vacchi, per dire, no? Sa come oggi uno manda un'email, poi uno cancella e arriva un altro nome. No, telefonicamente. Siamo sicuri? Telefonicamente. Perfetto, va bene, sì. Noi prendiamo atto. Quindi lei dice, io avevo un rapporto stretto, Ara. Sì, ha detto che comunque ha iniziato con un rapporto di collaborazione, poi evidentemente insieme da una parte Scarcella, messo del suo, Vacchi, hanno creato il fenomeno. Io credo onestamente, veloce, che
al di là del truffatore, lui sia semplicemente una persona che inconsapevolmente è andata a scoperchiare tutta la superficialità, l'ipocrisia che c'è nei social, quindi non ha inventato niente, non è che ora alla fine necessariamente sia un truffatore, non facciamo gli ingenui, sappiamo perfettamente tutti come funzionano i social, che ci sono dei follower finti, inventati, degli algoritmi. Adesso c'entriamo, adesso che lui diventi questa. Vittima, che ha usato uno strumento che non è un algoritmo, lui usava i bot e comprava i follower, usava delle strategie che si utilizzano su internet, attenzione, e lo ha sempre negato. A dire cose di cui non ha né le prove e che soprattutto non sono vere. Allora, no, perché lei qualche volta ha detto una lei cosa, appena qualche volta ha detto un'altra. Comprato follower fake, giusto? Aspetti. Lei ha detto che utilizzava i bot in un'intervista. Allora i bot non sono i bot. Aspettate, scusate. Sono due cose diverse. I bot, magari qualcuno dice, pensa, ma che sono i buoni stato? Del tesoro, i CCT? No, dica che cosa sono i bot, perché chi gestisce i bot può far salire molto i followers nel siti personali. Allora, chi questi sono dei boomer incredibili. I bot che nel caso in cui li utilizzo io tuttora, e io ho un software anche mio che fa questo, cosa fanno? Facciamo finta che utilizziamo il profilo Instagram di Massimo Giletti. Diciamo che un diretto competitor di Massimo Giletti può essere un altro giornalista italiano, ok? Chiamiamolo il signor Rossi. Il signor Rossi è un altro giornalista italiano. Massimo Giletti cosa fa con questo software? Quindi con questo bot che deriva da robot, quindi automazioni. Fa sì che il suo account 24 ore al giorno, però stando nei limiti di Instagram, va a mettere like o a commentare i follower dell'account del signor Rossi. Cosa fa questo? Che i follower del signor Rossi, quindi che fa anche lui il giornalista, e quindi le persone che seguono il signor Rossi evidentemente sono interessate al giornalismo e quindi potrebbero essere potenzialmente interessate al signor Giletti, vedono Massimo Giletti che gli mette un like o un commento e dicono: wow, Massimo Giletti è mio amico, conosco Massimo Giletti. Quindi lei mi sta dicendo che alla fine chi è abile a usare i bot riesce a ottenere dei risultati clamorosi. Posso dire questo? Il bot, signor Giletti, non è nulla che va a scavare dietro l'algoritmo, semplicemente la fa fermo. Un'automazione, la fermo, poi che centriamo. A livello manuale Perfetto. Sarebbe stato più... La fermo, le chiedo solo un'ultima cosa per curiosità, chi è che ha rotto il rapporto tra lei e Vacchi? Io. Quando? Se lo può dire. Il 19 giugno 2000... due anni fa, sì, comunque dopo 4 anni che lavoravamo insieme. Ma perché l'ha rotto? Perché? Cosa c'era che non andava? L'abbiamo non lo visto, posso dire. L'abbiamo e visto su quell'aereo felice che ballavate, cantavate su quell'aereo. Ecco, posso fare un esempio di quell'aereo, signor Giletti? Sì, che poi devo parlare con lei degli aerei, perché anche lei con gli aerei scherza poco. Le spiego, quell'aereo era la musica... Visto che suonava, sì, ma Giletti si vede che lo vuole solo smerdare in diretta. La spina era staccata. Punto 2, l'aereo non ci crede a quello che dice. Eppure quello che lì si mostra era che noi eravamo in volo andando chissà dove con la musica e tutti ci divertivamo. Quindi, quella scena è stata fatta circa 16 volte. Quindi è una proiezione, come diceva Nunzia. È una proiezione di quello che vorremmo vivere, ma non sempre si vive. Comunque, se io avessi i mezzi che ha Giletti in televisione, raga, porca puttana, sai che figata che potrei tirar fuori. Cioè, i mezzi che ha la televisione noi non li abbiamo, e quella è la limitazione vera che abbiamo su Twitch anche. Vabbè, questo l'avevamo già visto. Una cosa orrenda. Guarda un po' in camera, mente. Scarcella, però, allora, lei lo aiutava, gli sta dietro. Lei che è in questo mondo da parecchi anni, ha capito tutta la pubblicità che gli state facendo? Ho capito la pubblicità, Scarcella. Lei è in uno scandalo mediatico pazzesco. Devo spiegare alla gente chi è Mendes. Lo dico, perché se no non si capisce. Lei lo seguiva ovunque, però perché allora a un certo punto lui... Andava tutto bene,
Basta l'attacca. Che diavolo è successo? Non lo so, Frangi, vedremo. Stavo dicendo, perché era importante questo passaggio, dopo aver fatto questo contratto di 8 mesi, facciamo un altro contratto di 3 anni. Dopo un mese dalla firma di questo contratto di 3 anni, decide di firmare un altro contratto solo per YouTube. Dopo 3 settimane dalla firma, mi manda dei messaggi, che tuttora conservo, dove mi dice che ha gravi problemi economici e non poteva più pagare il contratto per YouTube e di conseguenza di far sì che lui potesse non pagare la penale e io lo potessi liberare da quel contratto. La mia risposta è stata sì, perché vedendolo con difficoltà economiche, io ho assolutamente detto guarda non ti preoccupare e abbiamo continuato col contratto di Instagram. Scusi. Dopo di questo contratto di Instagram, dove i suoi autori sono, hanno parecchi video e probabilmente lei li ha visti anche, oltre a questo di questa canzone, video dove io gli dico esattamente cosa fare, come muoversi, cosa dire, e questa è la mia parte dietro, dietro. Ecco, ma perché però la gente da casa dirà, ma perché a un certo punto si è rotto il rapporto? Perché si rompe anche... Perché lui 2 mesi... 2 mesi prima di interrompere il rapporto con me, mi ha presentato questo altro cliente che è l'altra carta, l'artista a piedi scalzi, esatto, nel servizio delle Iene, che è lui, e ho incominciato a fare un rapporto anche con lui. Si sono poi uniti, quindi erano due amici che poi si sono uniti contro di me. Perché? Perché io avevo contattato io ero stato contattato dal giornalista delle Iene Gaston Zama, dove mi diceva appunto: Mirko, vorremmo fare un servizio su di te. Io in quel momento, visto che stavo seguendo questo cliente, il cantante, il chitarrista, dico all'avvocato, giornalista delle Iene: sì. Gaston Zama, vuoi mettere nel servizio con me anche questo Gianni Mendes, così ti faccio vedere io come faccio a fargli video, come nasce un contenuto, come si pubblica online. E lui mi fa: guarda, va bene, dai Mirko, se lo dici tu lo facciamo. Li ho presentati telefonicamente in una cena che ho fatto a Roma con questo Gaston Zama, il giornalista delle Iene. Da quel momento loro hanno creato una combriccola con quest'altro. Vabbè, Simone Dauria, lei ci sta dicendo questo contro di me e si assume, ovviamente lei lo sa che io, siccome ho sempre processi, non li vorrei farmi un processo anche ai Caraibi, ecco, con parenti poi men che meno. Li ho denunciati per questo. Lei li denuncia per questo, però io non vorrei essere denunciato, perché lei dice fanno una combriccola, un complotto, eccetera. Questa è la sua versione delle cose. Però si dissoci, Giletti, si dissoci. Allora, lui ha firmato questo foglio e ha incominciato a mandarmi richieste di denaro, dicendomi: se non mi dai i miei soldi indietro ti aspetto in giro per Miami, hai fan sotto casa, dicendo stai attento a tua moglie, gli faccio togliere questo passaporto, di tutto ne ha dette. E 4 mesi prima del servizio in Boscata delle Iene, lui mi ha mandato gli screenshot per email dicendomi: se non mi dai i miei soldi indietro, questo video che sono in possesso andrà a tutti i tuoi followers. La mia domanda è: come fa lui ad avere il servizio? Lo scoprirete in tribunale, è chiaro, lei ha usato un termine imboscata sulle Iene, le Iene stanno facendo un'inchiesta e hanno svolto un certo tipo di attività. La signora Di Girolamo cosa dice? Un attimo, non può dire niente per questo momento, mi scuso, ma devo far entrare una ragazza che in un attimo, senza manager, senza Mirko Scarcella, è diventata super Instagram. 800.000 persone che entri. Laura D'Amore, hostess dell'Alitalia, tra l'altro. Prego. Greve. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Non posso, la vorrei, devo dire la verità, la vorrei anche salutare in modo diverso, ma non posso. Le distanze ci impediscono, no, Nunzia, purtroppo, di vivere queste cose. Capisco la tua sofferenza. Allora, un attimo, Scarcella, poi le do la parola. È entrata questa ragazza. Vedi subito le donne come la guardano, no, straordinari speranza. No, la bellezza. Ecco. Allora, chi è questa ragazza? Laura è diventata una star. Fa la hostess dell'Alitalia. Sì. Da quanto tempo? 13 anni. 13 anni, quindi una vita. Top hostess. Però all'improvviso lei ha deciso di fare un'altra attività quasi. Cioè, sì, è un po' nata per gioco, diciamo, questa nuova attività, perché io amo molto la fotografia.
e quindi ho deciso di scartare in televisione della mia vita, della mia in televisione non ti fanno mai finire i concetti, ti interrompono sempre, ti parlano sopra. Io amo molto i ritratti, quindi comunque sono foto durante degli eventi, mare, mentre lavoro, vita privata. Non riesco a farli vedere a casa, io vorrei vedere un bel primo piano, vorrei vedere... sono dei sogni però. Che devo andare su Instagram vedere dei primi piani? Di cosa Giletti, vai ci stai a provare. Allora, lei attraverso queste foto vince 800.000 persone. No, 700. 700? 700, Giletti. Oggi 701. Ma cosa pensa? No. Come è riuscita, secondo lei, a ottenerle tutte da sole? Guarda, io ho messo tanta passione, sinceramente, ogni Giletti. Foto per me comunque deve essere perfetta, la luce, i colori, lo sfondo, quindi comunque dedico parecchio tempo alla creazione, diciamo, del contenuto Instagram, e infatti vedo che effettivamente comunque riesco ad avere tantissime interazioni, commenti, like e followers, e questa cosa mi ha portato... Che pensa di questa vicenda, che lei ha seguito sicuramente, essendo una donna social? Guarda, io non ho sinceramente le competenze per poter entrare in merito alla situazione di Scarcella, ci sono comunque... Ma ci può essere un mondo che compra i bot, sicuramente gestisce, sì, assolutamente, e fa aumentare i followers? Assolutamente sì. Assolutamente sì, la gente compra followers tutti i giorni, bot... Io quello che faccio è creare la strategia dei contenuti, dare una consulenza che è H24 per davvero, e poi far sì che questi post vengano visti da un numero di persone più alto possibile, di far sì che questi post arrivino in top post per hashtag di una città come può essere Miami, di un'altra città come può essere Milano, oppure della Milano Fashion Week, dell'evento in particolare in cui andiamo a programmare il feed, cioè il post su Instagram. Ma la cosa, quindi quello che ha detto è sacrosanto. Ecco, però Scarcella, come ha fatto secondo lei la D'Amore a far tutto da sola? Cioè a diventare una che ha 700-800 mila followers? Basta come il primo piano? Come ha fatto Chiara Ferragni, di cui però attenzione, perché questo è importante dirlo, l'esperto chiamato dalle Iene che dice che io ho messo i followers fake, dice lui su un giornale come Rolling Stone che Chiara Ferragni ha il 64%, quindi più della metà, di followers fake. La ripeto, lei si deve assumere questa responsabilità di tutte le cose che dice. La ripeterò all'infinito anche dicendo? Dopo la pubblicità. Ma l'ha detto quell'altro, non Scarcella. Stia sempre lì a Caraibi. Ah, vabbè, ma questo è un depensante assoluto. Scarcella ha ripetuto semplicemente quello che diceva quel tizio con gli occhiali nel servizio delle Iene sulla Ferragni. Non è che ha detto, non è che ha accusato la Ferragni di avere i followers fake. Giletti non ha capito un cazzo, come al solito. Vorrei chiedere alla signora Di Girolamo, perché visto che prima che... L'ora è tarda, veloce. Ok, la domanda è questa. Signora Di Girolamo, questo cliente era insoddisfatto, la carta numero 4. Io ero insoddisfatto di lui. Io non ho mai messo followers fake a nessuno, ok? Abbiamo firmato un foglio fatto da un avvocato che dice che lui non ha più nulla che pretendere da me, io da lui. Perché dopo mi minaccia di picchiarmi, di aspettarmi in giro, di dargli i soldi, fermo, di tutti i soldi risposta? Indietro? La risposta è che non faccio la veggente, che ne so, e neanche la psicologa, che ne so. Però perché non ho le carte, prima non so niente. No, io ho letto quello che lei, come lei si è difeso. Io ho letto come lei si è difeso. Non faccia il furbetto con me, perché io vengo dalla terra dove come si trattano i furbetti. Non ha proprio idea da dove vengo io. Ma che vuol dire? Strada, altro che Miami, quindi si stia calmino. Scarcella, l'ha massacrata. Ti ha messo al muro, De Girolamo. Sei una capra ignorante boomer. E purtroppo io dovrò andare a casa sempre nelle mie solitudini. Io la ringrazio, perché comunque mi ha dato ci la torna, possibilità, nonostante Scarcella, le picche ci torna, che lei ha ricevuto, di le faccio una proposta. Parlare. Se non abbiamo non esaurito tutto, perché io non ho girato non la quinta carta, nulla. Può tornare, possiamo parlarne ancora la prossima settimana, forse. Vediamo se giriamo la carta, se lei è d'accordo. Così posso invitare di nuovo la hostess dell'Alitalia, allora, perché è interessante. Direi, tengo a dire una cosa greve, importante. Top secret. Va bene, la prossima settimana. Avvocato... Sì, no, la... ma questo ora, è un simp favore, incredibile. Perché io l'avevo detto al che volo, volevo dirla, è molto importante. Volo. Il mio avvocato ha chiesto il sequestro al giudice
di tutto il materiale nuovo che stanno facendo alle Iene, andando a rovistare nella mia vita, contattando anche... Ho avuto tutto, spero nella bontà di parenti che abbiamo mi perdoni. Abbiamo dovuto cambiare due case per le estorsioni che stiamo ricevendo. Va bene, me la vedete con le Iene. La devo salutare, non è una censura, non fermatevi. Allora, la saluto col primo piano di Laura D'Amore, eccolo qua, di Oara Borselli, Oara Borselli, no, sto dicendo, questo è matto, ragazzi, De Girolamo, cioè, Giletti è tremendo, e giro questa carta che è rimasta lì, e Scarcella magari la prossima settimana la girerà, e Kim Kardashian, 180 milioni di followers, perché era lì, lo scopriremo magari la prossima settimana, se non ci chiudono direttamente dopo tutte queste diffide, grazie. Ma parente una persona intelligente. Ciao. Raga, è pavidissimo Giletti, si dissociava su tutto quanto, senza alcun senso. Non l'ha neanche lasciato parlare, faceva il simp con la bionda. Ma che è Giletti? Ma che cosa sei? Ma sei un giornalista o un quacquaraquà? Mamma mia, se questi sono... quello perché, allora mi dicono tante volte, ma tu non sei un giornalista, tu non puoi fare le inchieste, non puoi parlare di determinati argomenti. Ma se questi sono i giornalisti che abbiamo in Italia, con tutto il rispetto dovuto, io ne parlo e come di sta roba, perché con tutto il rispetto dovuto abbiamo dimostrato che possiamo parlarne anche in modo migliore di loro. Senza censure, senza fare i leccate di culo, senza fare i simp con le influencer. Detto questo, ci vediamo domani. Grazie a tutti per essere stati con me.